Buongiorno dal gruppo degli artisti irpini, ci troviamo al Castello Ducale di Bisaccia, in Piazza Trevellini, in compagnia di Giovanni De Feo, l'ingegnere Giovanni De Feo, che ci parlerà del metodo Greenopoli. Prego. Sì, salve, oggi sono venuto con grosso piacere qui al Castello Ducale di Bisaccia per la festa dell'Appennino, invitato da Virginiano Spiniello e da tutte le altre associazioni, e sono venuto soprattutto perché c'erano i bambini con i quali appunto ho potuto giocare con il metodo Greenopoli. Greenopoli appunto è sostanzialmente tornare ad essere bambini. Chi mi conosce sa che ai contenuti prediligo essenzialmente il metodo, quindi l'approccio pedagogico. Ecco, semplificandolo, Greenopoli significa proprio tornare ad essere bambini. Greenopoli prende spunto proprio dal gioco del Monopoli, che ha un'unica regola terribile, che è quella di far fallire gli altri. Invece una delle parole d'ordine di Greenopoli è la condivisione. In particolare io sto usando da qualche anno a questa parte il paradigma delle favole. Stamattina, parlandosi di festa dell'Appennino, ho voluto condividere con i bambini la favola sulla piana del dragone, in particolare una favola che prende spunto dalla ben nota favola che si racconta appunto sulla piana di Lutraone, che è bello dire cose in italiano appunto, ma altrettanto bello dire nella lingua del posto. E in particolare c'è questo dragone che, come dire, difende l'immenso tesoro blu della piana, appunto l'acqua, che ancora oggi condiziona la vita di 5-6 milioni di persone. Allora la speranza qual è? È che parlando con i bambini loro imparino a vedere il mondo con occhi diversi e quindi a cambiarlo, cosa che noi non abbiamo saputo fare, perché io sono 20 anni che provo insomma a parlare con gli adulti, ma ho notato che le persone dicono no, ma per il cambiamento ci vuole tempo, è complicato, è difficile. Allora mi sono fatto persuaso che la maggior parte del nostro tempo va speso con i bambini, e i bambini quando si raccontano le cose per fiabe ti seguono sempre. Infatti simpaticamente poi ho voluto chiudere leggendo di una cosa scritta proprio ieri sera, che Greenopolino fa la raccolta differenziata. Ecco, Greenopolino, Topolino, addirittura insomma mi sono messo a usare termini tipo la puzzetta, il cesso, la cacca, ecco, questa parola che diciamo non si può dire. Ecco, simpaticamente dicevo una cosa che per esempio la notte dorme con noi. Ecco, Greenopoli scherza, gioca, e per fare questo bisogna ricordarsi di essere bambini. Per cui invito anche a chi avrà la fortuna o sfortuna di sentire questo, di ascoltare questo video, e ringrazio chi appunto dedica tanto tempo alla cultura e alla cura del territorio dell'Irpini, appunto è quello di tornare a essere bambini, anzi noi siamo bambini, quindi diciamo cancelliamo l'adulto che c'è in noi e facciamo riemergere il bambino, che è come un torrente di acqua limpida che scende dalle nostre montagne. Soprattutto il messaggio è quello di creare un connubio tra passato e futuro, in realtà, esatto, avere un presente. Esatto. Che come ci diceva il Buddha Crescenzo nel suo mitico 32 dicembre, il presente non esiste, noi viviamo di ricordi e di aspettative per il futuro. Allora anche la mia idea è questa, è quella di recuperare le cose della tradizione, che la favola sulla piana del dragone, e riproporla in chiave moderna, quindi creando delle aspettative, suscitando interesse, entusiasmo. Noi questo dobbiamo fare, dobbiamo portare entusiasmo ai bambini, prendere dal loro entusiasmo, quindi con un piede nella tradizione, nel passato, ma che dobbiamo rivedere in chiave moderna. Il detto si stava meglio quando si stava peggio non è vero, perché i bambini a quel tempo dovevano lavorare, noi dovevamo lavorare 10 ore, 15 ore, ma con questo non vuol dire che adesso stiamo meglio di prima. Noi dovremmo reinventare un nuovo futuro in cui come dire, si ha un occhio al passato, le cose buone ce le dobbiamo portare dietro. Io mi occupo di storia delle acque refere nelle antiche civiltà, e l'obiettivo è proprio questo, cioè quello di ritrovare cose, gli acquedotti romani ancora ci stanno. Se tra 200 anni andremo a vedere i moderni acquedotti, non è detto che ci staranno, perché li costruivano in modo diverso. Allora noi dobbiamo prendere ciò che di buono ci è stato dato da quelli che sono venuti prima di noi. Ecco, che proprio per il fatto che sono venuti prima di noi è come se fossero il bambino dell'umanità, e siccome il bambino è la forma più alta di umanità, noi dobbiamo farci allievi tra gli allievi, cioè andare dai bambini per imparare da loro, non per volergli dire le cose che noi teoricamente avremmo acquisito con la nostra ragione. Per cui l'invito è: mettiamoci in ascolto dei bambini e guardiamo le cose con i loro occhi, che sono straordinari. E allora, in conclusione, per le scuole, per chiunque fosse interessato, c'è una pagina Facebook, ma non solo. Esatto, si può andare su greenopoli.it oppure sulla pagina Facebook
Facebook di Grinopoli, ecco, compatibilmente con i miei impegni accademici, ma che sto trascurando un pochino, perché più vado nelle scuole più mi diverto e più ho voglia di andarci. Cioè, adesso più o meno vado sul ritmo di 1-2 volte a settimana la mattina, ecco, me ne vado. Appunto, la settimana prossima sto con un liceo scientifico nel Salernitano, mi sono fatto il giro di molte scuole elementari degli Irpinia, ma non solo. Per cui chi volesse si può mettere in contatto tramite il sito grinopoli.it oppure attraverso la pagina Facebook, e quindi può contattarmi e possiamo valutare la possibilità di trovarci e giocare insieme. Ringraziamo l'ingegnere Giovanni De Feo del gruppo degli artisti Irpini. Buongiorno. Grazie a te.